Dai paesi alle città, miseria e povertà, lo chiamano progresso solo per pubblicità. Patane e pandemia, oggi mangio a casa mia. Quartieri popolari con famiglie in avaria, separati con cura in un'epoca oscura che semina l'odio e raccoglie la paura. Tra chi ci si vende, tra chi ci si compra, tra chi vive e muore nelle zone d'ombra. Durante le aste la mia speranza è che quella casa, l'ultimo bene che avevo dopo che avevo perso un altro immobile, la mia azienda, avevo diritto di difendere oltre la mia dignità ma anche l'ultimo bene che mi era rimasto, che era la casa di Montesilvano. Questa settimana vogliamo porci una domanda semplice ma provocatoria: come si diventa poveri? Evidentemente lo spunto di questo nuovo viaggio ce lo ha dato Silvio, che ha aperto la puntata. Spesso non si è colpevoli del proprio destino. Forse ciò che ci accade di negativo può anche essere merito, si fa per dire, di qualcun altro. Per Silvio tutto è iniziato da una banca, per Giuseppe invece da una situazione familiare. È venuta a mancare mia madre, perché stavamo prima insieme, io, mia madre e mia moglie, e quindi noi non siamo riusciti più a pagare l'affitto della casa dove vivevamo, che era una magnifica casa con tutti i lussi, molto grande. Com'è possibile che nel rumore di fondo di una società tecnologica non ci si accorga di persone come Mario, che da 5 anni vive in un vecchio camper? E avevo qualche soldo da parte, ho comprato questo qua e mi ritrovo. Si attestano sui 2 milioni i poveri che la Caritas ha supportato nel corso del 2020 in Italia. Al primo posto, tra le regioni con il tasso più alto di nuovi poveri, ci sono anche quelle aree che un tempo erano considerate isole felici, come per esempio la Valle d'Aosta, seguita poi dalla Campania e dal Lazio. Quasi la metà, il 44%, vengono chiamati cosiddetti nuovi poveri, ovvero coloro che si rivolgono alla Caritas per la prima volta, soprattutto a causa della crisi dovuta dalla pandemia. In Abruzzo il piano sociale 2021-2023 della regione fotografa un territorio dove non si fanno più figli, si è sempre più poveri e non ci si sposa più. Un calo demografico di 42.000 persone nell'ultimo decennio, un basso tasso di nuzialità e il 30,1% di cittadini abruzzesi a rischio povertà, ovvero un terzo della popolazione complessiva. Indicatori emersi dal profilo sociale proprio della regione Abruzzo. Chi sono i poveri? Dove vivono? Cosa fanno? Ma soprattutto, qual è la loro storia? Decisi di combattere, portare a galla una verità. La verità di Silvio è quella di un uomo che ha scontato una pena per colpa di una banca, prima, e poi quella di essere stato preso in giro dalla politica. Chiedevo a tutti i deputati di darmi una mano. Silvio ha chiesto aiuto per 3 mesi, girando per Roma. Dormivo per strada. Ad aiutarlo solo associazioni e parrocchie, fino a quando... A Montesilvano venne allora il vicepresidente della Camera Di Maio e anche a lui chiese di darmi una mano. Io sono solamente un condannato a morte da banche ed Equitalia e lasciato solo dallo Stato. Ma io mi avvicinai a lui non per la casa. Io, siccome avevo fatto una proposta di legge per quanto riguardava i suicidi, lui mi diede una mano. Sai per caso quante persone si sono suicidate oggi? Una media di 3 imprenditori all'anno. Quindi una media spaventosa. Allora, vogliamo fermare questa scia? Vogliamo mettere al primo posto la vita umana? Le carte sono state mescolate ad arte da questi politici di questi 20 anni. Gli elementi per cavalcare l'onda mediatica c'erano tutti per la politica di quel tempo, che si preparava all'assalto delle poltrone.
un imprenditore caduto in disgrazia per colpa di una banca e a cui Equitalia diede il colpo finale togliendogli case e azienda. Tanto che Silvio fu ricevuto da Beppe Grillo. Lui mi ascoltò e mi diede una pacca sulle spalle e mi disse: da questo momento non sarai più solo, perché noi ti salveremo la casa, vedrai, così eccetera. Quando è l'asta? E infatti alla prima udienza dell'asta venne Beppe Grillo, oltre a tutti Di Maio e tutti gli altri onorevoli eccetera. Il circolo mediatico parte, ma Silvio ne è ancora inconsapevole. Grillo arriva a Pescara per dare sostegno, dice l'ex leader del Movimento 5 Stelle, alla causa di Silvio. In realtà la macchina della propaganda si era messa in moto e della vicenda dell'uomo poco importava ai politici. Troveremo un sistema legale per accedere a questa terapia. Per la casa non te lo saranno, se no saremo 4 giorni per stare tirati. Te la devono espropriare con 50.000 persone da qui, capito? Ti devi tranquillizzare, non devi piangere. Adesso la battaglia che facciamo tutti insieme. La consapevolezza dell'utilizzo della sua figura arriva quando alla quinta asta, quella decisiva, non si presenta nessuno. Non venne nessuno. Cioè tutti questi parlamentari di Roma, eccetera, erano tutti assenti. Le promesse che mi avevano fatto di aver raccolto 80.000 euro per poter partecipare e strappare l'asta a chi fosse interessato. Al di là dei danni materiali subiti, delle mancate promesse, della strumentalizzazione politica del suo dolore, degli 80.000 euro mai messi sul piatto per fronteggiare i creditori, Silvio è diventato ancora più povero dentro, nei sentimenti. Ebbe la più grossa delusione della mia vita, di essere stato ingannato. Mi sono reso conto che questa è la politica, non deve ingannare le persone, in particolar modo le persone che hanno tentato il suicidio e sono sopravvissute al suicidio. Alla fine però Silvio vede la luce, grazie a un imprenditore riesce ad ottenere un alloggio in accomodato gratuito. Un imprenditore che, venuto a conoscenza della sua storia, gli consegna le chiavi di un appartamento. Da un imprenditore che ha pensato di non farmi vivere per strada e darmi questa opportunità. Pensai che fosse la misericordia, no? Quando uno sta per cadere dal precipizio. Dunque Silvio si rimette sulla carreggiata della vita, ma nel frattempo è costretto a fare i conti con il tumore contro cui vince. Oggi, con la pensione di invalidità e un po' più di serenità, è riuscito a dedicarsi a un'attività che gli permette di guadagnare. Dipingo, perché quella è l'unica cosa che mi è rimasta da fare. Ed è così che Silvio cerca di rifarsi una vita. Siamo nella periferia sud di Pescara. La rimessa agricola di questo casolare abbandonato ha dato rifugio per diverso tempo a una coppia rimasta senza casa. Non siamo riusciti a trovare una casa perché il mio reddito, essendo un invalido civile, è molto basso e quindi siamo andati a vivere in una rimessa agricola. Una situazione invivibile per Giuseppe e la moglie, proprio per le condizioni del luogo. Lì era una casa ammuffita, senza gas, con gli infissi tutti rotti, fracidi, pieno di umidità, piena di muffa e piena di insetti, di animali.
Queste sono le condizioni in cui i due coniugi hanno vissuto. Porte e finestre rotte e umidità da tutte le parti. Siamo stati 2 anni malissimo, anche perché noi due siamo ambedue invalidi civili, sia io che mia moglie, gravemente malati, e tutti e due abbiamo la legge 104. Giuseppe e la moglie, ben prima che degenerasse la situazione, circa 10 anni prima, si erano messi in lista per la casa popolare. Chiaramente non eravamo in stato di necessità. Però la situazione degenera e a quel punto... Abbiamo chiesto aiuto non solo al comune di Pescara, ma anche alla regione Abruzzo, all'Ater. Abbiamo chiesto aiuto addirittura alla Presidenza della Repubblica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tutti quanti si sono impegnati a mandare delle segnalazioni al Comune di Pescara di intervenire, perché poi in primis deve essere il sindaco ad assegnare la casa in queste situazioni di emergenza, sia di salute, come nel caso nostro, sia di stato di abitazione, che non era un'abitazione. Ma il sindaco di Pescara propone, diciamo così, una non soluzione. Mi hanno solo offerto 21 giorni alla Caritas, ma dopo 21 giorni che facevo? Tornavo a fare il barbone? Dunque, nessuno aiuta la coppia. Alla fine il sostegno arriva non dalle istituzioni, ma direttamente da una persona. Questa è un'amicizia che ci sta ospitando gratuitamente. Abbiamo il riscaldamento, abbiamo la luce, abbiamo l'acqua, cose che insomma gli mancavano. Non avevamo neanche il metano, ci riscaldavamo con le stufette. La richiesta di Giuseppe è molto semplice. Noi chiediamo l'applicazione di una legge regionale che è la 96-96, perché le persone in caso, per motivi di gravi motivi di salute, per motivi di mancanza di livello economico, non sono in grado di poter avere una casa del libero mercato, e loro hanno l'obbligo di darci una casa parcheggio, una casa provvisoria, in attesa che la graduatoria scorra e arriva al nostro turno. Qui mi sono ritrovato perché non avevo più un lavoro dopo un incidente stradale e purtroppo non potevo più pagare l'affitto. Quel poco che mi è rimasto ho comprato questo camper e sono 5 anni che vivo qua. Mario è un ex lavoratore. La sua casa è un camper e vive in zona Villaggio Alcione, a Pescara. La sua vita è cambiata nel 2007 per un bruttissimo incidente stradale avvenuto alle 4 di mattina quando, in seguito a un tamponamento, ha rischiato di rimanere paralizzato. Un anno dopo è tornato al lavoro, ma il trauma è stato troppo grande, non riesce più a guidare di notte. Da quel momento altre vicissitudini, tra cui il divorzio. I figli lo aiutano per quanto possibile, per Mario sono motivo di vita, ma la sua dignità gli impedisce di chiedere elemosina. Sono andato alle istituzioni a Pescara, i pezzi grandi, tutti quanti a borrente, ma non si è visto mai nessuno. Non voglio fare i nomi perché sanno quelle persone a chi mi sono rivolto. Ho fatto le campagne loro per senatori, sindaci, ho fatto tutto. E avevo chiesto soltanto un aiuto, una piccola casetta anche da ristrutturare, che mi avrebbero aiutato i miei figli con quel poco che hanno. Però tutti quanti sì, nel momento delle votazioni tutti quanti, poi finite le votazioni, che si è viste. Oltretutto Mario ha avuto anche un altro problema di salute grave. Ho preso un'ischemia cerebrale 4 mesi fa e ho problemi a questo braccio, e un po' problemi labbro, alla bocca. Questo mi impedisce ancora di più, sia nel poter lavorare e sia perché mi sento molto più stanco e molto che tempo di più dolori alla spalla. Una vicenda drammatica anche questa che, secondo Mario, ha un primo responsabile. Volevo dire grazie al sindaco che è un grande, capisci? Che vanno aiutando chi non dovrebbero aiutare e chi sta in queste condizioni, eccole come stiamo. Quindi una domanda molto precisa al primo cittadino. Io a queste condizioni che cosa dovrei fare? Risposta che Mario, dopo oltre 5 anni, non ha ancora ricevuto. Complice una burocrazia senza anima e una politica che rivolge attenzioni solo nel momento del voto. In un report della regione riguardo alla povertà,
Si legge che in Abruzzo c'è una bassa intensità di lavoro anche rispetto al livello nazionale. E poi si registra una criticità enorme. È in atto una grave deprivazione abitativa, quasi il 12% rispetto al 5% del livello nazionale. C'è inoltre una grande difficoltà ad arrivare a fine mese, peggiore rispetto al 2019. L'indice di povertà non lascia spazio a dubbi, 12% contro il 10,1% del 2020. La percentuale di persone a rischio povertà o esclusione sociale ha sfondato quota 30% e, infine, il reddito disponibile pro capite nel 2019 è il 13% in meno rispetto al resto d'Italia. Trovare soluzioni pratiche per aiutare le persone in difficoltà sono sempre le associazioni, come ad esempio il Banco Alimentare d'Abruzzo, che nel 2020 ha distribuito oltre 2 milioni di chili di alimenti, assistendo oltre 32.000 persone. Il Banco Alimentare nasce più di 30 anni fa dall'incontro tra il Cavalier Fossati e Monsignor Luigi Giussani. Fossati aveva un grande desiderio di costruire una grande opera sociale. Dall'altro lato Giussani, da educatore qual era, aveva invece il desiderio di avere un'opportunità appunto proprio educativa. Da questo incontro nasce la realtà del Banco. Gli ambiti in cui si muove il Banco, dunque, sono tre. Da un lato, quotidianamente, come vedete, recuperiamo del cibo, poi c'è tutto il mondo del la grande distribuzione, tutto ciò che viene in qualche modo recuperato da questo filone. Il terzo grande canale di raccolta di cibo è la Comunità Europea, che stanzia ogni anno dei fondi per l'acquisto di cibo che poi viene donato a realtà come le nostre, che a loro volta vengono appunto raccolte e smistate all'interno del nostro magazzino. E poi c'è anche un'iniziativa che va a completare il percorso di assistenza e recupero, che è quella della colletta alimentare, che per quanto riguarda ad esempio l'Abruzzo rappresenta il 15% di quello che viene raccolto e quindi distribuito. In particolare nel 2020 abbiamo raccolto e quindi distribuito 2.400.000 kg di cibo. Uno sforzo notevole quello del Banco, che è mosso anche da un'altra volontà. Noi aiutiamo chi aiuta. Lo facciamo in maniera professionale, lo facciamo con generosità, lo facciamo tenendo presente il consumatore finale, tra virgolette, che è il povero. Quindi riuscire a dare una varietà di prodotti tali da assicurare una corretta alimentazione alla persona che aiutiamo, perché non è diversa da noi, questo a noi ci rende grati, ma ci rende anche solleciti nel trovare nuove forme di aiuto. Tutte le strutture ci segnalano un aumento di famiglie, di persone singole che si rivolgono a loro. Il nostro compito è quello di aiutare loro, in modo tale che loro possano aiutare ad arrivare direttamente nel proprio territorio a quelle famiglie, a quelle nuove povertà che purtroppo nel periodo post pandemia sono aumentate. È un luogo di relazioni, di incontro. Tutto quello che viene fatto operativamente è grazie a una trentina di volontari, ci abbiamo anche dei collaboratori che invece sono assunti, ma se non ci fossero i volontari non ci sarebbe tutto questo via vai di gente che viene, carichiamo prodotti. Ed è diventato un luogo importante è di relazioni, è con le strutture caritative all'esterno, è con i fornitori, ma soprattutto con chi opera all'interno del Banco, perché si riesce a coniugare tra chi è dipendente e chi è volontario, così da creare un clima molto ma molto familiare, che sicuramente va a giovamento di chi poi aiutiamo. Metodo di lavoro, quello del Banco, che potrebbe essere applicato anche ad altri ambiti di assistenza alle persone fragili,
Magari le istituzioni potrebbero prendere ad esempio una iniziativa del genere per cercare di risolvere la questione abitativa di tanti, come di Silvio, Giuseppe e Mario. Magari anche loro potrebbero tornare a vivere tranquillamente e coltivare i propri sogni per rifarsi una vita. Anche questa volta siamo giunti alla fine. Come al solito, un breve trailer di quello che vedrete la prossima settimana e linea, come sempre, a Cuba Cabal. Solo per portare alcuni esempi di come l'innovazione non sia soltanto l'utilizzo di uno strumento tecnologico, ma possa essere un qualcosa che vada a rivoluzionare completamente l'idea dalla quale parte, portando dei vantaggi completamente diversi, completamente nuovi e che cambino il risultato finale. Cosa rappresenta l'innovazione oggi e qual è il legame tra tecnologia e benessere? C'è un tema, quello del futuro industriale, specie in contesti e in regioni come l'Abruzzo, che devono essere affrontati. Dai paesi alle città, miseria e povertà, lo chiamano progresso solo per pubblicità. Patane e pandemia, oggi mangio a casa mia, quartieri popolari con famiglie in avaria, separati con cura, in un'epoca oscura, che semina l'odio e raccoglie la paura, tra chi ci si vende, tra chi ci si compra, tra chi vive e muore nelle zone d'ombra.